Anche perché dicevamo grande momento del nostro Dertona che ha letteralmente cambiato passo. 4 vittorie nelle ultime 5 partite e l'unica sconfitta è arrivata, scusate se è poco, contro la capolista Armani di Milano. In una partita peraltro direi anche giocata molto molto onorevolmente, con un largo vantaggio preso nella prima parte di gara, quindi non si può veramente dire nulla se non complimenti a un Dertona che riesce anche ad andare oltre le assenze. Ieri si è vinto largamente a una quindicina di punti al Paladozza di Bologna contro la Fortitudo, e mancava Chris Wright. Con tutto il rispetto, no, non ce ne siamo accorti. Alla fine, ah cavolo, mancava anche Wright. Con questo non voglio sminuire, voglio dire che mancava un giocatore importantissimo, ma il roster è così attrezzato e la squadra così affiatata da avere fatto passare in secondo piano anche una cosa che non è certamente un dettaglio. E allora, Vanni Talpo, che è uno dei vice allenatori di coach Ramondino, è con noi per raccontarci un'altra bella impresa di questo Dertona. Ci state facendo divertire proprio tanto. Ciao Vanni. Ciao, 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 ciao a tutti. Grazie. Beh, è un momento enorme. Per la presentazione. È un momento enorme davvero, perché il passo è cambiato, siamo arrivati per la seconda volta a fare quelle due vittorie di fila che per quasi tutto il girone di andata sembrava impossibile riuscire a conseguire, vuol dire essere nei pressi del quarto posto. Davvero è scattato qualche cosa nel finale del girone di andata? Ma sì, quando durante l'anno si lavora è sempre positivo cercare di raccogliere i frutti. C'è tanto da lavorare ancora, lo sappiamo, però siamo sulla strada giusta e di questo siamo veramente contenti. La partita di ieri era tutt'altro che facile, perché la Fortitudo arrivava da una bellissima vittoria in trasferta a Napoli, un campo difficilissimo, quindi non era assolutamente sottovalutare. I ragazzi sono stati veramente eccezionali, perché questo lunedì bisogna dirlo, e ci portiamo a casa un'altra vittoria molto importante. Assolutamente sì, insomma, un Dertona che, ecco, volevo dire, giustamente dice si raccoglie i frutti del lavoro, che è stato anche molto duro, l'assemblaggio di questa squadra, anche se un gruppo già arrivava ma dalla categoria inferiore era comunque affiatato, c'erano elementi molto diversi da aggiungere per esperienze, per reciproca conoscenza, per modo di giocare. Non è stato semplice metterli insieme, si pensava che, lo chiedevo più volte alle conferenze a coach Ramondino, che fosse un po' insita in queste squadre l'avere quell'andamento un po' da cammello, no? Con questi alti e bassi eccetera. Bisogna dire che invece il lavoro ha dato un esito di questo genere, si vede una capacità di aggredire, di mordere la partita senza concedere nulla. Abbiamo visto un ritorno ieri nell'ultimo quarto della formazione bolognese che è arrivata quasi almeno 10. Ecco, forse la gestione della partita non è perfetta nella mentalità del Dertone, forse non ha nemmeno quelle caratteristiche, soprattutto quando manca Wright, c'è Mascolo che ha caratteristiche totalmente diverse, no? Come più assalitore che non regista puro, però ecco che la squadra ha trovato dentro di sé le energie, le forze, la voglia di andare a riprendersi quello che stava perdendo. Ma guarda, sono parzialmente d'accordo con te, nel senso, noi eravamo preparati a giocare in un campo che a mio parere, a nostro parere, è uno dei più difficili d'Italia per il calore dei tifosi e del pubblico, quindi in realtà noi eravamo preparati a questo, eravamo preparati a rimanere concentrati esclusivamente su quello che poi era il tabellone. Quando prima ho detto che i ragazzi sono stati eccezionali, io mi riferivo esattamente a questa cosa qua. Chiaramente non ci aspettavamo un nostro inizio così positivo ed andare in vantaggio di così tanti punti, no? Però un ritorno della Fortitudo lo aspetti sempre, soprattutto certo, in casa proprio, la capacità e la calma, la lucidità di rimanere concentrati che sull'unico obiettivo, che era quello di vincere, è stato eccezionale da parte di tutti. Quando, ti ripeto, quando mi riferivo a questa parola, a questo aggettivo, mi riferivo proprio a questa situazione, che la Fortitudo è arrivata a meno 10 a 6 minuti dalla fine, ma la tranquillità di quello che dovevamo fare in campo, i giocatori sono riusciti
a trasmetterla la vicenda. Bene, questo è veramente bene a sottolineare questo aspetto. A proposito di dell'accumulo del lavoro, lo vedi più una visione un po' kaizen, no? Alla giapponese, del tipo piano piano miglioramento continuo, oppure c'è stato un momento in cui è scattato qualcosa? Sì, secondo me piano piano si lavora, io credo, cioè si migliora. Io credo che, ma non penso io, lo dice la stessa classifica, quando ci sono tante squadre così ravvicinate è sinonimo chiaramente di un campionato estremamente equilibrato. La 1 ci insegna che non ci sono partite facili, non ce ne sono, e lo dimostra la settimana scorsa la partita in casa con Cremona, dove anche lì siamo stati bravi nel finale a rimettere la testa davanti. E quindi in realtà non è mai scontato. All'inizio chiaramente bisogna conoscersi, perché era una squadra totalmente nuova, ci sono 6 americani all'interno, e quindi ci vuole del tempo. La disponibilità che ci sono però in questi ragazzi, devo dire che è una cosa rara, e di questo siamo contenti. Assolutamente. Di aver scelto prima che i giocatori persone eccezionali. Assolutamente. Anche poi un momento di gioco anche molto spettacolare. Mascolo e Makura sono forse state le punte di un iceberg, viste anche i referti che hanno conseguito, ma credo che tutta la squadra, ognuno nel suo momento, abbia adesso ben chiare, anche a livello, non so se si dice gerarchico in questo caso, no, ma chi deve fare cosa in quale momento. Questo è un altro passaggio, è assolutamente chiaro. Da quando c'è qua Marco lavoriamo su questa idea di trasmettere questi valori, nel senso cercare di giocare e andare oltre ai problemi. Un infortunio fa parte della stagione, fa parte del gioco, e dobbiamo essere bravi a non far pesare questa assenza. Ieri Bruno si è fatto trovare prontissimo, e dopo il nuovo Pozzecco, da un dicono sul giornale nazionale, non positivo, e questo è un Vanni. Dimmi, scusami, dicono scusami, il nuovo Pozzecco, a proposito di Mascolo, su un giornale nazionale. Ieri città come paragone, però sì. Perché c'è magari c'è meno genialità, ma c'è quell'impeto e assalto, no? Un po'. Sì, assolutamente. Ma siamo contenti per Bruno, perché arrivavamo ad un momento non semplice, e questo è un segnale che quando si lavora comunque in palestra poi alla fine ti torna indietro. Questo deve essere un segnale per lo stato per Bruno, e lo deve essere per tutti i ragazzi. Nella trasmissione che conduco il sabato mattina, in cui facciamo un po' di panorama del weekend sportivo, presentiamo le gare anche con altri giornalisti da fuori zona, io avevo adombrato, ma non come dubbio nei confronti dei giocatori della zona, di cui conosciamo chiaramente l'impegno e la professionalità, ma forse anche con un rischio inconscio, no, di dire: bene, conseguito l'obiettivo delle prime 8, ora si volta pagina, c'è una partita non facile su un campo difficile, magari non ci aspettiamo il Dertona della domenica prima, perché magari un senso di appagamento. Sono stato giustamente smentito, felice di essere stato smentito, sia chiaro, e dall'altra parte la cosa che il Dertona deve sempre tenere a mente, no, è anche l'obiettivo salvezza. Questo era uno scontro salvezza, perché comunque la Fortitudo è lì nel bassi fondi, meglio che stia più lontana possibile, ecco. Assolutamente sì. Guarda, io credo che il problema dell'appagamento non ci sia, e no, evidente. E ti dico la verità, non credo, conoscendo i ragazzi di quello. Infatti che la mia era Vanni, scusami, la mia no, era una riflessione teorica, certo, e non no, nella certo, fattispecie, certo, perché li conosciamo bene, cioè. Volevo tranquillizzare il fatto che quello non dobbiamo neanche, come dire, sottolinearlo, perché come vengono in palestra ad allenarsi, sì, questa sì, settimana dopo una vittoria con Cremona, è il, come dire, il significato che questo appagamento non c'è, anzi c'è voglia di fare il bene, c'è, molti ragazzi sono al primo anno nella massima categoria, e quindi la realtà è che vogliono continuamente dimostrare ogni domenica il loro lavoro. Il loro valore, scusami. Ecco, ancora una riflessione: domenica il prossimo avversario è la Reggiana, le Riunite, almeno io da una vecchia data le continuo a chiamare le Riunite. Ecco,
questo calendario asimmetrico che ci porta nel giro di un mese, anche di 15 giorni, compresi alcuni rinvii Covid, a ritrovare gli stessi avversari, tecnicamente come lo vedete? Come un'opportunità per avere della rivincita, per conoscere meglio un avversario che comunque non può essere cambiatissimo nel giro di poco tempo, o forse era meglio lasciare che ci fosse un girone intero tra una partita e l'altra? Ma guarda, non credo ci sia molta differenza, forse probabilmente non c'è tempo di cambiare tanto, questo è vero, quindi le squadre che incontri magari nel caso di Reggio Emilia, perché la Fortitudo quando è venuta da noi un mese fa era comunque decimata da infortuni e casi di Covid, quindi quella di ieri era completamente un'altra squadra. Anche il mercato è stato quindi più amalgamato. Esatto, aveva aggiunto due giocatori, quindi era completamente un'altra squadra. Nel caso di Reggio Emilia ora è in quarantena per casi di Covid, chiaramente non ci saranno cose completamente diverse, però come noi siamo andati a Reggio Emilia dopo aver fatto solo un paio di allenamenti e aver fatto una buonissima partita, questo ci deve insegnare che non è da prendere, non bisogna sottovalutarla, e come ti dicevo prima, ogni partita in A1 è da giocare da vincere. Ecco Vanni, se con la Fortitudo era sfida salvezza, questa può essere sfida playoff. L'asticella si è già alzata. Sì, adesso noi onestamente non guardiamo la classifica, okay, te lo dire, non è una frase fatta, è il modo di lavorare, e quindi chiaramente sappiamo che Reggio Emilia è una che alla fine dell'anno sarà una nostra contender, e quindi sappiamo che andare 2-0 anche con Reggio Emilia mette un altro mantoncino verso la salvezza. Ecco, poi qui chiudiamo con una battuta, ma la settimana dopo vi mettono alle 20:30 del sabato la trasferta a Treviso. Come farete senza vedere la finale di Sanremo? Io non ce la farei, io rinuncerei a giocare per vedere la finale di Sanremo. Ma tanto il risultato arriverà verso la fine, noi saremo già di ritorno sul pullman, quindi non senti le canzoni. Io se fossi un cestista chiederei di essere esonerato per quella fase. Per vostra fortuna sono alto 1,50 m, quindi non posso giocare a basket e quindi puoi posso vedere Sanremo. La finale, puoi mettere doppio schermo, dai. Va bene, grazie a Vanni Talpo, grazie, forza di Ortona sempre. Grazie. Adesso c'è il giornale radio delle 5:30, poi torniamo per un flash di calcio. A tra poco!